Pierluigi Properzi, buonasera, docente di urbanistica all'Università dell'Aquila. Siamo al terzo salone della ricostruzione, una vetrina importante soprattutto per la ripartenza aquilana. Sì, se c'è il salone della ricostruzione, speriamo che ci sia anche la ricostruzione. Ma il fatto che ci sia un interesse degli operatori economici e un'attenzione non solo di livello regionale ma di livello nazionale sul tema della ricostruzione dell'Aquila è indispensabile per la ricostruzione, e il Salone è un veicolo importantissimo da questo punto di vista. A proposito della remise in form dell'Aquila, a che punto siamo col nuovo piano regolatore? Ma è semplicemente una mia idea e una mia fissazione, nel senso che benché il programma di mandato del sindaco preveda che addirittura a dicembre scorso doveva essere adottata la variante di salvaguardia e che nel giugno di quest'anno doveva essere quasi definita la bozza del nuovo piano regolatore, siamo in una fase di stallo in cui il documento che io ho presentato sotto forma di deliberazione, ed è un documento solamente procedurale, è all'esame della Commissione, che ha formulato un invito di unificarlo per avere un unico documento con quello elaborato dall'assessore. Quindi siamo ancora in una fase molto molto di primo avvio del processo. Io mi auguro che ci siano delle accelerazioni. Perché? Perché è impensabile ricostruire una città come l'Aquila, che non è soltanto una, legata alla ricostruzione edilizia del centro storico, ma è una nuova città, perché in questi anni si sono definite nuove forme urbane, post-urbane direi, che devono trovare in un piano regolatore una loro definizione. D'altro canto, senza un piano regolatore non c'è un riferimento comune per chi vuole in qualche modo investire nella città, e questo significa che quell'economia della ricostruzione che sicuramente in questi anni si è formata, perché degli 8 miliardi spesi, dei 7 miliardi rotti spesi, io reputo che perlomeno un 20% sia restato nella dimensione urbana, nella dimensione cittadina. Ecco, questi capitali non hanno nessun riferimento certo e paradossalmente alimentano fenomeni degenerativi: acquisto di terreno sperando che diventi edificabile, oppure forme di investimento non coerenti a quello che sarà lo sviluppo della città. Quindi fare il piano regolatore è una cosa importante per la ricostruzione.